Ciao ragazzine, come state? Bene. Tutto bene, Vanessa? Sei sicura? Vabbè. Cosa è successo oggi? Grazie alla tua sorellina. Praticamente lei voleva sapere il mio codice. È tutto il giorno che ti chiedeva il codice? Sì, lei li metteva, ma li metteva sbagliati. Cosa è successo al mio telefono? Dopo un po', devi aspettare 2 ore e 35 miliardi di minuti e poi puoi riprovare. Dopo che aspettavo, l'ho messo il mio codice, quello vero, non falso. Però io felice, sì, finalmente, e non mi rompo. Lì, ho messo il mio codice, sbagliato. Esatto, scusa? Quindi il tuo telefono è bloccato. Ah, bloccato. Solo che domani chiamiamo... Domani ho prenotato una chiamata con la Apple, dovrebbero chiamarmi alle 11 e speriamo di riuscire a sbloccarlo, perché ho tentato tutto il pomeriggio di farlo ma non ci sono riuscita. E tu hai qualcosa da dire? No. No? No. Sono. Io cosa ho fatto invece nei tuoi confronti? Perché lei non prenderà più il telefono, esatto. Non lo guarderà più, non lo aprirà più, quindi esatto. Non sarà magari 100 anni, sai. Esatto, ti ho spento il telefono e ti ho detto che sei quello di Vanessa. Ah, perché non è vero che ti ho tolto il telefono? E ti ho detto che se quello di Vanessa non verrà ripristinato, nemmeno tu avrai più accesso. E se non va nemmeno più suo? Tu non avrai più accesso al tuo telefono. Quindi stasera siamo libere dall'impegno telefonico e ci stiamo facendo tanti bei giochini. Poi andiamo a casa, se vuoi riprovare. Poi andiamo in casa. Zero. Madonna mia, Sant'Italia è la più bella di Novara. Quindi se ragazzi vedete che non pubblico più sul mio account di Instagram, sapete perché. Esatto, questo è il motivo. Dai, andiamo sulla moto? Ma chi, io e te? No. Mamma ha mangiato tanto, la farfalla. Anastasia, non hai mangiato niente. La tua pizza era baby, hai mangiato una fetta, la farfalla... Sì, e baby era baby anche prima, la farfalla è volata via, non nel tuo stomaco però. Ma è possibile che non mangi niente? Cioè, hai finito? Hai terminato la di mangiare? Ah, no, continui? Forse no. Sì. Due bimbe senza cellulare cosa fanno? Dai, vediamo se fate le stesse cose. Okay, mettetevi di fronte a me. Allora, dovete fare... Ciao. Dovete tirar giù il finestrino dell'auto. Perché saluti? No, perché... Dovete mandare un bacio. Dovete fare un cuore. Dovete scattare una foto. Dovete fare un numero. Dovete fare una giravolta. Dovete toccare una parte del corpo. Va bene, brave. Allora, siamo tornate a casa. Vanessina, il suo primo pensiero è stato quello di prendere il telefono. Dobbiamo mettere la faccia. Ma perché non riconosce il video? Non capisce il viso. Vanessa, dai, cosa c'è scritto qui? Fammi vedere qua sotto. Ma se non mi riconosco un mazzo, se non ti riconosco un mazzo. Perché? Cogliere come va. Aspetta. Di solito non ce l'ho. Ce l'ho. Tieni premuto. Aspetta. No. Che tu fai sempre 1 e 2. Tu, dai, ma pensaci bene a questo codice che hai messo. È quello. Ehi, Siri. Oh. Non va? Prova a tenere premuto per parlare con Siri, perché non è bloccato. No, ma guarda che io lo facevo anche se non ho... Ok, tieni premuto il tasto laterale e parli con Siri. Beh. Ehi, Siri, qual è questo? Ela, come posso aiutarti? Ecco, Mac. Inserisci il codice per usare Siri. Quanti numeri sono? No, prova 2, adesso. 4, 6. Prova a farmi riconoscere, perché tu hai capelli sciolti. Ma che c'entra? Ma è suo il telefono, dai. L'ho fatto, no, non te lo dà, non ti dà proprio l'opportunità di mettere Face ID. Perché magari se è successo qualcosa, io non tocco niente, ho paura. Tanto non succede niente, Vanessa. Ehi, Siri, aspetta. Ehi, Siri. Vanessa, prova a mettere il codice vecchio. Fidati di me. Perché è una delle opzioni che da... Guarda, no, qua. Ho provato anche Vanessa, c'è questo simbolo. Sì, me l'ho messo io. Prova a mettere il codice vecchio. No, mamma, ho già provato io. Guarda. Quale? Tu lo sai qual è il suo codice vecchio? Sì. Magari ho sbagliato. Infatti, magari ho sbagliato, non lo so. Io provo, tanto, ma poi non è che mi dice poi quella cosa lì. Ma quale? Tanto quella domani ho prenotato... finito? Domani ho prenotato... Ah, c'era anche quello così.
No, 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 non li dopo sempre. Beh, ma tanto ascoltatemi, io ho prenotato la chiamata con la Apple. Cosa vuol dire? Vuol dire che domani la Apple mi chiama e mi guida attraverso il Mac. Non tocchiamo niente. Va bene, non tocchiamo niente. È il mio viso. Oh, ciao. No, perché adesso è bloccato e quindi non dà più neanche quella possibilità di... Il mio di iPhone è richiesto, no. Wow. Allora, Vanessa, ascolta. Non è che magari ogni codice che metti ti dà quello sbagliato? Tanto ho prenotato la chiamata con la Apple. Era già successo lo scorso anno, te lo ricordi? Non lo so nemmeno io. Tu non ti ricordi quando l'hai bloccato la prima volta se ti chiedeva il codice vecchio? Perché io ho letto che ti chiede il codice vecchio. No? Mai? Mai. Mai chiesto? Mai. Tu sei sicura di quel codice? Ma perché dovrebbe essere quel codice? Ho paura io. Il mio codice. Ma perché? Magari è all'incontrario. Magari non se lo ricorda, magari è all'incontrario. 07 07 07. Poi magari ogni codice che metti ti dà quello sbagliato perché mai è andato in palla. Prima Vanessa aveva provato. Magari è 07. Ho provato anche quello. L'ho già provato. Quale ti ricordi tu? Te l'ho provato. 70? Dai, prova quello vecchio. Ma allora, so che mi stai ascoltando in questo momento. Sai, quando c'eri tu non era ancora esistito il telefono. Però qua adesso la situazione è drammatica. 10 milioni di euro, bene? Sì, certo, come no, perché noi abbiamo 10 milioni di euro. A me tu, io faccio tipo, guarda, per farmi riconoscere, guarda, faccio così. Ma te perché hai già messo il codice? Vane, che dobbiamo fare? Aspettiamo domani? Vai, che Vanessa ci sta provando. Ma pensa bene a questo codice nuovo che hai modificato. È quello, vai, dai. No, non so se fare quello vecchio. Allora, cosa mi consigli? Tanto al massimo ci sono tre, poi basta, lo spegniamo. Mamma di 6 o 4? 4. Quello vecchio. No, quello... Aspetta. Ok, 5 o 2? 2. Quello nuovo. Vuoi che lo faccio io, che sono fortunata? No, faccio io. Allora, aspetta. Ciao, dinci in cosa 5, 5, 15. Vai a casa. Allora, non c'è niente, lo scordo. Aspetta, è caldo? No. È impazzita! Aiuto! No, non è stato. No. Non lo so. Quando è che l'hai messo l'ultima volta? Abracadabra. Ieri. Abracadabra. O l'altro ieri. O l'altro ieri. Ci ha provato tutto oggi, Vane. Non ha funzionato niente. Ma che mi ricordavo ancora così. Sto cercando, Provo per l'ultima volta. Madre mia. Madre Pio. Madre quello che sei. Dai, amore, su. Tanto non cambia nulla. Cosa metto? Tanto ormai ho la chiamata domani. 7. Aspetta, faccio veloce. Voglio dire. No, non fare. Ehi! Cosa faccio? Non lo so. Io farei quello vecchio. Perché? Perché quello nuovo l'hai già fatto e non va. Faccio quello vecchio. No, però te lo dovrebbe chiedere. Ti dovrebbe dire di inserire il codice vecchio. Così ho letto io, Magari l'iPhone 15 Pro Max. Ma che ne so, l'iPhone 15 Pro Max non esiste. Faccio spingere il cielo? No. Tac, tac. Oh. Aspetta. No, aspetta. Tac, tac, tac. No. Tac, tac, tac. Se lo vuoi fare lo fai, Vane, se no andiamo a dormire, domani mattina mi chiamano quelli della Apple. Vado. Blocco di sicurezza. Quanto? Blocco di sicurezza. Vabbè, dai, andiamo a dormire, domani mattina ci ricolleghiamo e perché? Vediamo un po'. Perché io devo fare. Mettilo sotto carica però, perché domani mattina deve essere carica. No. Cucciolini, guardate quali sono i lati positivi ad aver un cellulare fuori uso. Seratina Cluedo tra me e le mie bimbe, ci stiamo divertendo? Sì. Non è meglio giocare che stare attaccati al telefono, vero? Sì.
Allora diamo la buonanotte ai nostri cuccioline, ci vediamo domani mattina con la telefonata alla Apple e successivamente speriamo di sbloccare il telefono giusto per averne un uso, visto che ce l'abbiamo. Secondo me io dormo alle 11, però va bene. Vabbè, ci proverò io. Buonanotte cucciolè. Buonanotte. A domani. A domani. Buongiorno ragazzi, oggi è il giorno in cui dovrebbe contattarmi la Apple per riuscire a sbloccare il telefono di Vanessa. Ovviamente adesso il telefono di Vanessa è acceso in modalità in cui bisogna mettere il PIN, ma noi non lo mettiamo più perché non conosciamo quello giusto. Quindi attendiamo la telefonata della Apple, speriamo che la faccia, altrimenti passeremo altre 24 ore senza cellulare. Se a qualcuno di voi è già successa questa cosa ed è riuscita a risolverla da sola, gentilmente mi scrive nei commenti come ha fatto, perché è già la seconda volta che accade ed è la seconda volta che appunto devo contattare la Apple per farmi aiutare. Allora, mi è appena arrivato un messaggio dalla Apple dicendo che mi hanno persa lì perché il mio numero non esiste e quindi ho riprenotato una nuova chiamata e speriamo che questa volta funzioni, perché altrimenti veramente non so come risolvere la situazione. One eternity later. Ragazzi, sono passate ore dall'ultima volta in cui mi sono collegata con voi e non ho ancora risolto niente. Perché mi va via la connessione, quindi tutto quello che sto per fare, quindi riaggiornare il telefono di Vanessa per poi purtroppo ahimè ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica, mi scompare tutto, quindi credo sia un problema di connessione perché qua non c'è un'ottima connessione. Adesso però ci sto riprovando, mi sono quindi collegata con i miei dati anziché che con il wifi. E sembra che l'aggiornamento si stia scaricando un pochino più velocemente. Adesso vi faccio vedere. Vedete, qua si sta aggiornando il software, quindi si deve aggiornare prima il software, dopodiché ripristinerà il telefono. Mancano 41 minuti e già mi sembra un ottimo traguardo, in quanto prima era minimo 5-6 ore. Vi aggiorno quindi tra una quarantina di minuti per vedere se ci sono riuscita oppure no. Allora niente Vanessa, qui siamo in una situazione molto drammatica perché, come tu sai bene, non riesco a terminare la conclusione dell'aggiornamento del software, dopodiché dovrebbe ripristinare il telefono perché probabilmente la connessione è molto lenta. Ma ci sto riprovando e ho messo i miei giga anziché usare il wifi, quindi sembra Vanessina che la cosa stia funzionando. Guarda l'aggiornamento come sta procedendo, mancano 39 minuti mentre prima con la connessione wifi mi dava 6 ore, quindi forse ce la si può fare. Dopodiché dobbiamo completamente reimpostare tutto sul tuo telefono e WhatsApp. Allora Vanessa, ti ho già spiegato prima che se hai eseguito se il tuo telefono è reimpostato su un backup, magari che ne so, mensile o settimanale, cosa che, di cui tu magari non eri a conoscenza, significa che tu hai una buona parte comunque ancora dei messaggi di WhatsApp. Cosa vuol dire? Quindi ho tutti i miei... I tuoi contatti? No, vabbè, sì, credo di sì, i contatti. Io pensavo che tu ti interessassi delle chat. No, i contatti credo di sì. Adesso c'entra la come si fa? Allora, niente. Anastasia, sto scaricando l'aggiornamento, ma mi sono collegata con i miei giga, anziché che con il wifi, quindi sembra che stia funzionando molto meglio rispetto a prima. E adesso aspettiamo che si scarichi questo aggiornamento e poi ripristina il telefono. Dopodiché il telefono di Vanessa si dovrebbe riaccendere alle impostazioni di fabbrica, quindi ricominciare tutto da capo. Ma poi c'era Roblox? Guarda, è veramente una questione di morte o di vita se c'è Roblox. Ma non lo so, amore, se ci sarà Roblox. Pazienza. Aveva tanti Robux. Amen, pazienza. L'importante è che riusciamo a riavere il telefono acceso, che è la cosa più importante. Vane. Niente ragazzi, si è scollegato nuovamente, veramente io non so più che cosa devo fare, quindi non riesco a capire se è un problema di linea o se invece c'è qualcos'altro all'interno di questo software che non mi permette di essere scaricato e di procedere. Vanessa, si è sconnesso, non lo so, guarda, si è sconnesso, qui è ritornato, anzi come prima. Allora, ultimo aggiornamento Vanessina. Allora, praticamente mio papà stamattina da un centro assistenza dell'Apple. Ieri. Stamattina doveva andare a ritirare il telefono. È andato a ritirare il telefono e gli hanno detto che il 22 luglio riceverai una telefonata da parte della Apple che ci fornirà un codice da inserire sul tuo telefono. Quindi abbiamo messo per ora la tua SIM nel telefono di Anastasia momentaneamente, ma poi a casa stasera lo metteremo su un altro telefono. Aspettiamo poi il 22 per resettarlo. Sei contenta? No. Benissimo. Tu hai capito la lezione? Sì. Che no. hai rotto talmente tanto le scatole a tua sorella che sei riuscita a farle bloccare il telefono. Non scappare, vieni qua. Comunque, siamo in partenza, fuori ci sono le valigie, stiamo aspettando chi va. I ragazzini, sto aspettando il taxi.
Il taxi, avevo capito, ragazzi. E quando arriviamo? Allora, ci porta anche la nostra, vediamo il nostro gattone. Chissà quando ci vede il nostro gattone, che ieri gli ho parlato al telefono e cercava di entrare nelle nostre camerette. Pensavo che fossimo chiusi lì da 3 settimane. Poverino. Va bene, salutiamo, perché questo video finalmente dopo 3 giorni si conclude nella maniera più brutta, cioè senza telefono. Cuccioli e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E ragazzi, comprate le nostre unghie su www.vanityglow.shop. Inserendo nel checkout luglio 15. Avrete lo sconto del 15% solo se pagherete online. Allora, dobbiamo iniziare subito a fare i compiti, perché stasera abbiamo un sacco di cose da fare. Anastasia, vieni qua un attimo che ti... Madonna, ma tu sei speciale! Ma sei speciale! Anche tu sei speciale, vero amore? Che mi darai tantissime soddisfazioni. Dai, che dobbiamo uscire, perché stasera abbiamo deciso di compleanno, una cena alle 9 e dobbiamo ancora comprare 2 regali. Uno per il compleanno di stasera e uno per un compleanno che è già passato e lo dobbiamo dare. No. Vai a prendere via. Cosa c'è? Di occhi te, da loro. Te. Io. Di occhi? Sì, sono chiusi. Ma sei sciocca? Cosa mi hai lanciato? Mamma mia, monellina del mio cuore. Va bene, dai, Anastasia, tira fuori il diario. E Vanessa, tira fuori il diario. Dai, su, su. Lo so, ti ho svegliato prestissimo stamattina, ma se non avessi fatto così non saremmo riusciti a fare tutte le commissioni oggi. Dai, che alle 5 dobbiamo essere a un compleanno. Cosa stai facendo? Rifallo? No. Fai vedere a tutti quanto sei felice che devi fare i compiti. Dai. No. Allora, dai. Vai a prendere il diario. Vai a prendere il diario. Esatto, amore. Questo è l'entusiasmo che piace a me. Dai, su. Allora, tu hai già preso il diario? Devi fare le operazioni, Anastasia, vero? Sì, ma non ho compagna. Vanessa, la smetti? Eh? Mi aiuti? A fare le operazioni? Sì. No, le devi fare da sola e devi imparare a farle da sola, ok? Dov'è il diario? Tu invece fammi vedere un po'. Leggiamo. Vediamo cosa c'è scritto. Domani è lunedì 30. Non c'è scritto nulla. No amore, quello è novembre. No, non è novembre. Dai, Vanessina. Però leggo. Colora le parole che contengono cacocu e pronta le amore. Bravissima. Matematica, studiare le potenze, pagina 14 sul quaderno, esercizio, pagina 153 e 154. Brava. Vado a stendere, mi raccomando, fate i compiti, ok? Tra poco scendo e vi vengo a controllare, fate le brave, non fate le furbe. Ok. Mi manca il quaderno di matematica. Vado a prenderlo. Ma che cosa sono questi? Guarda che cosa ho trovato. Cosa sono? Non ho idea. Un tablet. Sì. Uno per bambini, uno per grandi. Quello è tuo, questo è mio. Wow. Desideravo tantissimo un tablet. Vai, quello mio. Mia cugina Maria. Chi ce l'ha? Però Rosa ce l'ha. Guarda, c'è anche il caricatore. Ani, lo accendiamo? Ok. Aspetta, come si fa? Ecco, il mio si è acceso. L'ho trovato. Ah, ma Vani, guarda. Che bello. Vediamo. Cioè, per mangiare posso fare alcune volte così, lo metto così. E mentre mangio lo posso guardare. Guarda, vanno già dei giochi dentro. Posso andare con internet e almeno posso scaricare altri giochi. Perché sono 2. C'è anche YouTube. Sì, c'è anche YouTube. Cioè, dove ci sono solo i video per bambini. Che bello. Però posso...
posso anche personalizzarlo, così metto anche la mia foto. È vero. Guarda, Ani, abbiamo anche lo spirato in inglese, così quando andiamo dalle nostre cugine ce l'abbiamo già. Vero. E questo cos'è? Fotocamera. Poi guarda, abbiamo Matt dove puoi fare le videochiamate con le nostre cugine. Guarda Ani, poi abbiamo anche due calcolatrici e puoi anche fare i compiti qua. Vero. Vediamoli. Facciamo 9 per... quale vuoi? Facciamo 9 per 83. Guarda quanto fa. Uguale 747. Wow, posso fare i compiti così. Facciamo un altro qua. Sì, credo sì, ok. Facciamo allora 59 per 67. Vediamo, uguale 3953. Oddio. Aspetta Ani, c'è anche il mio. È vero. Vediamo com'è. Che bello. Vediamo. Guarda com'è bello. Abbiamo anche me, abbiamo la fotocamera, Meet, YouTube, Google, poi abbiamo l'App Store e se non mi ricordo male forse c'era anche il pennino. Eccolo, vediamo com'è. Allora, con questo pennino possiamo andare da tutte le parti, guarda Ani, senza usare più il dito. Che bello, posso vedere un secondo? Ok, vai, scrivi quello che vuoi. Ciao. Come stai? Tutto? Tutto bene? Vale, ma vediamo se va anche sul mio. È vero. Il pennino? Proviamo, vai. Andiamo su. Qua, qua, su, qua. Ah, vero? Lungo? Sì, va. Sì, va. Guarda, Vani. Abbiamo un sacco... di cose. Sì. Oppure abbiamo questi qua. Che belli. Poi abbiamo Popo e Leo. Che carino. I lama. Ne abbiamo un sacco. I brutti. Vero. Sì. E questi normali. I che classici. Belli gattini. Ragazzi, ho fatto tardissimo, mi sono persa a stendere, a fare lavatrici. Speriamo che le bimbe abbiano finito di fare i compiti perché dobbiamo assolutamente uscire. Aspetta, mi è venuta un'idea. Ok. Bimbe. Ah, ma state ancora facendo i compiti? Eh? Vi manca molto? No. Che modo strano che avete di fare i compiti. Sì, è così bello. Va di moda a fare i compiti così? Sì. E cosa state facendo? Matematica tutte e due? Sì, io matematica. Ah, ma dai, che brave. Ma non avete bisogno di una mano? No, guarda. No? Sei sicura? Sì. Ah, ma ho visto una cosa, scusa. Ani, ho visto una cosa azzurra. Qual è? Cosa state facendo? Cos'è? Cosa state facendo? No! Anastasia, Vanessa! Ma dove li avete trovati? Lei. Ma no! Dove li avete trovati? Anastasia li ha trovati di là. No, lei è entrata là dentro. No, no, vabbè, no. aspetta, questo è un errore mio, li ho dimenticati. Erano il vostro regalo per Natale. Ma quindi, scusa, fatemi capire. Fammi vedere. Ma state facendo i compiti col tablet? Sì. Ma non si fanno i conti col tablet, i conti li dovete fare voi. No, Vanessa, sei in castigo, anche tu. No, siete in castigo. Io ho sbagliato, li ho dimenticati. Ehi, sto parlando. Io sto facendo 425. Allora, ok, visto che voi non mi state ascoltando e avete fatto i compiti con il tablet, oggi usciamo, andiamo a comprare il regalo a Sofia, ma al compleanno di Sofia non ci andiamo. Vi sono piaciuti almeno i tablet? Sì. Sono belli? Sì. Lo sapete che sono della Doji? Il tuo è il T10 Pro e il tuo Eclipse, come quello di Aria, amore. Volevo farti una super sorpresa, ma sono troppo stanca. Ma Natale tra poco. Sì, Natale tra poco, mica tanto, Natale tra due mesi. Adesso avrete un regalo in meno. Ma scusate, quando avete trovato questi tablet, non dovevate aprirli, ma chi vi ha dato il permesso? Noi li abbiamo trovati.
fatto? Ma che c'entra? Ma se erano lì e c'era un motivo. Non dovevate aprirli, assolutamente. Non avevate immaginato che potevano essere un vostro regalo. Anastasia, sei in castigo, non mi stai nemmeno ascoltando. Ridammelo. Ridammelo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sì, è suonata la sveglia per ricordarvi che siete in castigo, eh. Adesso il compleanno non v'è più. Datemi i tablet. Datemi immediatamente i tablet. Poi controllo tutti i compiti e lunedì parlo con le vostre maestre. Adesso però ci dobbiamo preparare perché dobbiamo uscire. Dobbiamo andare a scegliere il regalo per la tua compagna, alla quale daremo il regalo e torneremo a casa. E invece sì, siete due maleducate. Andiamo. Siete super pentite per aver aperto i regali che non dovevate nemmeno toccare? Vabbè. Lo so che siete curiose, avete trovato due cose bellissime, però la prossima volta se trovate qualcosa non apritela più. Okay. Ok? I tablet sono della Doji, il tuo è il T10 Pro e il tuo è quello Kids. E vi volevo fare una super sorpresa e non ci sono riuscita. Dovevi nasconderli bene. Hai ragione, mi erano appena arrivati, li avevo messi lì, ma non pensavo che li vedeste subito. Dove? Al compleanno. Non lo so, ci devo pensare. Devi scegliere il regalo per Sofia. Vuoi orientarti su delle matite, dei quaderni da colorare? O andiamo di là dove ci sono i saponi? Sì, sì, preferisci? Ok, allora andiamo. Ora siamo nel reparto dove ci potrebbe essere qualcosa di positivo. Quindi c'è questo balsamo. Compriamo questo. Guarda quanti burri qua. Me lo compriamo. Se ti piace, sì. Prendi dai. Quello che ti piace. Qua ci sono dei. Lo vuoi tu? Va bene, amore. Questo è mio, attenta a non confonderti. No, amore, poi facciamo il sacchettino. Anzi, adesso andiamo a prendere anche il sacchettino, ok? Dai, anche questi burri cacao qui? Va bene. Sì, dai. Sì? Sì, andiamo. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Sembra solo burro cacao. Trovato? Ok, perfetto. Le bombe da bagno. Ma c'è la vasca? Non lo sappiamo, magari sì. Anche un set da viaggio come questo, guarda che carino. Secondo me è bello. Dai, anche questo. Regaliamo. Ti piace? Sì. Ok, metti qua dentro. Cosa c'è qua? Guarda, queste mollettine ti piacciono? O sono troppo estive e l'estate è finita? Questi per fare i codini. Sì, perché lei anche le volte viene sempre con la coda. Ecco, ok, sì. Anche questi. Anche questo perché lei viene sempre con la coda. Ok. Siamo arrivati al bigliettino d'auguri. Sono qua. Vuoi quello che suona? Che ti piace? Dov'è? Questo. Vediamo. No, questo. Come no? Aprilo. Non suona? Ah, questo non funziona. Questo? Non suona, no? No. Strano. No, però devi mettere le batterie. No, non dovrei. Apri questo. Aspetta. Ok, questo? Sì. Dai, così andiamo, che abbiamo altre commissioni da fare. Perfetto. Abbiamo preso anche il secondo regalo per questa bimba che ha compiuto 18 anni qualche settimana fa. Sì. Adesso aspettiamo papà che finisce di parlare al telefono e magari pranziamo qua, va bene? Così quando torniamo a casa dobbiamo mangiare. Però possiamo andare subito lì. No, subito no, perché è presto. Sai cosa potete fare invece? I compiti senza il tablet. Che ne dici? Allora, buon appetito, fa vedere amore. Bravo amore, adesso mangia che poi andiamo a casa e buon appetito anche a te. Sono buoni? Le patatine sembrano buone, vero? Ma le ho anch'io, sai? Grazie. No, ma le ho anch'io. Va bene, grazie. Brava Vanessa, meno male che almeno stai facendo i compiti. Comunque bambine, io vi devo dare una brutta notizia. Soprattutto a te. Purtroppo ho deciso che siete in castigo e che quindi al compleanno non vi porto. Inutile che fai la. Ho deciso che al compleanno non ti porto. Cioè, ti porto, le consegniamo il regalo e torniamo a casa, ok? Ma poi non è così. Perché sì? Sì, ma i compiti non si fanno col tablet, ok? Ma noi non l'abbiamo fatto con te. Sì. L'abbiamo solo preso e abbiamo guardato. No, c'era la calcolatrice attiva, bella. Ah, bella, guarda che po'. Cioè, e poi io sto facendo grammatica, hanno guarda, adesso, io prima no. Se ti faccio se non mi porti. Cosa mi fai? Anastasia! Faccio tutto.
Vabbè, allora comincia a capire come farmelo, perché io non ti porto. Ma sei proprio sciocca. È il compleanno, ma lasciamo il regalo e poi torniamo a casa. Okay? No, per favore, solo per questa volta. No, Anastasia, ti sei comportata male. Non si fa così. Non devo sempre essere io quella che si deve abbassare. Dai, mamma, per una volta. Ma ti sembra giusto che io devo sempre farvela passare? Vabbè, ma una volta. Prometti che non lo fai mai più? Ok. Guarda che sei in seconda elementare e i compiti li devi fare col tuo cervello, non con quello di un computer, ok? Sì. Promesso? Mm-hmm. Va bene, dai. Proprio perché ho detto alla mamma di questa bimba che andavamo e non voglio fare brutte figure, ok? Sì. E cosa ti stai truccando? Lo scheletro, wow. Bellissimo. Hai mangiato tutto? Fatti vedere. Hai visto tua sorella di cosa si sta truccando? Sì? Tu sei una farfalla. Cosa devo fare con questo piatto? Tenerlo? Ok, siamo tornati dalla festa. Guardate cosa ci hanno dato. Allora, tra tutti questa... i dolciumi. Che bello questo ciupa ciupa. Oh, oh no. Tu ce l'hai. Questo è il mio preferito. Panna e fragola. E queste sono tutte mie. No. E poi c'è questa. Ma io non ce l'ho così, io ce l'ho diverse. E poi c'è questa. Sì. Poi c'è questa. Io ho frizzi frizzi. C'è questa. Va bene. Io ho frizzi frizzi. Ho capito, amore. C'è questa. Va bene, amore. Adesso io ho frizzi frizzi. Va bene, amore. Allora, mi promettete che non fate più quello che avete fatto oggi, ma che fate i compiti seriamente? Adesso dobbiamo andare anche fuori a cena. È una giornata che non termina mai. Salutiamo i nostri cucciolini e andiamo a cena. Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare.